Salve, bentornati. Nei giorni scorsi è cresciuto l'allarme smog in molte città italiane, ed in particolare a Torino, dove sono state adottate misure particolarmente importanti, mentre intanto il monitoraggio delle polveri sottili continua giorno dopo giorno. Sentiamo. Tenere aperte e chiuse le finestre in funzione antismog è stato solo un tassello del preoccupante quadro ambientale che ha colpito recentemente Torino e altre città del nord. Giorni e giorni di grave sforamento hanno prodotto una serie di significativi provvedimenti, come l'estensione dello stop alle auto anche agli Euro 5 diesel nel perimetro comunale, o il semaforo antismog approvato dalla Regione Piemonte, che ha così dato il via al primo pacchetto di misure previste dall'accordo per la qualità dell'aria nel bacino padano. Il semaforo prevede due livelli di allarme, infatti arancione e rosso. Intanto l'amministrazione comunale torinese conferma misure in progress sulla base dei risultati dei diversi monitoraggi compiuti, mentre a Milano i livelli di smog rimangono sopra la soglia critica da oltre 12 giorni consecutivi. Decise pertanto le misure di secondo livello dell'accordo di programma del bacino padano, tra cui lo stop della circolazione per le auto alimentate a gasolio fino alla classe 4 inclusa, da lunedì alla domenica compresa dalle 8.30 alle 18.30. CONAI e Coldiretti hanno appena siglato un significativo accordo in merito agli oneri contributivi consortili a carico delle imprese agricole, finalizzato a definire un quadro più semplificato del servizio. Assicurare un quadro semplificato degli oneri contributivi consortili a carico delle imprese e definire una corretta interpretazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 2016. Sono gli obiettivi dell'accordo stipulato recentemente da CONAI e Coldiretti, in cui viene chiarito che le aziende agricole non sono obbligate ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e al pagamento della relativa quota di iscrizione. Tuttavia le singole imprese restano comunque libere di aderire volontariamente ed autonomamente al consorzio nel caso in cui lo volessero, al pari della stessa Coldiretti per le realtà da essere rappresentate, previo adeguamento dello statuto consortile. Altro elemento qualificante dell'accordo riguarda il pagamento da parte delle imprese, anche quelle non aderenti a CONAI, del contributo ambientale, sia con riferimento alle transazioni nazionali che all'importazione di imballaggi. Contenuta infine nell'intesa la costituzione di un tavolo di lavoro inerente all'elaborazione di proposte sulla semplificazione delle procedure dichiarative e sull'applicazione di fasce di riduzione o esonero contributivo. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come di consueto la prossima settimana, arrivederci.